firmare per le firme per andare contro la legge elettorale Italicum, e c'è il presidente del consiglio zona 8 Simone Zambelli e Ampi zona 8 che vi aiuteranno a firmare. Adesso l'avvocato Giuseppe Bana. Avvocato Palma e sono quello che ha scritto il libro Figli Destituenti sulla riforma costituzionale che è uscito subito dopo l'approvazione in seconda lettura al Senato, quindi non poteva più essere modificato qui il testo era definitivo. Ora io cercherò, il collega ha detto praticamente tutto quello che si poteva dire, io quindi cercherò di mettere un po' di pepe nella discussione in modo tale da evidenziare quello che lui o in parte non ha evidenziato o per ragioni di tempo. Ora, 2013, anno 2013, quindi 3 anni fa, una società finanziaria americana, la JP Morgan, in un suo documento di 16 pagine scriveva esattamente così: dovete liberarvi delle vostre costituzioni sinistroide e antifasciste. Ciò per riuscire a sopravvivere alla crisi del debito. Questo documento era indirizzato a tutti gli stati dell'Eurozona. Per cui, cosa succede? La nostra Costituzione, un po' come tutte le Costituzioni nazionali post seconda guerra mondiale, rappresentano una barriera, un filtro invalicabile contro il capitale internazionale. Non che il capitale internazionale sia brutto e cattivo, ma il capitale internazionale ha delle mire che confliggono, se lasciato fare, con i diritti dei lavoratori. La nostra Costituzione, quando fu scritta, forse quando Benedetto Croce invocava lo Spirito Santo, ecco, probabilmente è già entrato, perché cos'è successo? La nostra Costituzione fa un lavoro straordinario, quei ragazzi, i giovani, meno giovani, fecero un lavoro straordinario perché riuscirono a conciliare da un lato le esigenze del capitale puro, dall'altro le esigenze del lavoro. Fecero una meraviglia perché fondarono la Repubblica sul lavoro. Poi dico cosa significa veramente la Repubblica sul lavoro, e dall'altro lasciarono libera iniziativa privata, cioè riuscirono a coniugare le due cose in una meraviglia che poi costituì il benessere degli anni successivi. Quando i padri costituenti scrissero l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, basta leggere, per chi ne ha pazienza, i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente. Cosa dice Calamandrei? Lo dice anche nel 55 agli studenti, ai famosi studenti milanesi. Ah, c'eri quello. Alla statale di. Perché sono qua? Perché fai, Calamandrei aveva questa. Che poi Calamandrei era anche un personaggio che non era con la sinistra, insomma, non era di sinistra, però aveva questa grandissima lucidità, aveva anche collaborato con Grandi per la redazione del codice dei giudici. Cosa dice Calamandrei? Che cos'è la Repubblica fondata sul lavoro? È dare lavoro a tutti e dare una retribuzione a tutti perché possano vivere dignitosamente. Fino a quando questo non avviene, la Repubblica non è, uno non è Repubblica e due non è fondata sul lavoro. Ora voi dite che cosa c'entra questo con la riforma costituzionale? C'entra. C'entra perché? Perché se JP Morgan dice sbarazzatevi di queste costituzioni sinistroide ed antifasciste, dice all'Italia, alla Spagna, al Portogallo, alla Grecia, sbarazzatevi di queste barriere. Perché? Noi abbiamo un limite implicito, che è quello che i, tra virgolette, riformate ai diritti
E allora cosa facciamo se non possiamo mettere mani ai diritti? Li esautoriamo. Cioè li apriamo, non li tocchiamo, togliamo il contenuto, li chiudiamo. Questo è come l'uovo di Pasqua, che togli l'uovo e ci metti la pietra, alla fine lo chiudi. Quello, questo è il senso. Quindi questi cosa hanno fatto? Da un lato i principi fondamentali sono stati esautorati da un certo tipo di progetto sovranazionale, perché i trattati europei, come ben si sa, hanno esautorato i concetti stessi di lavoro e di uguaglianza sostanziale. Garantiamo quelle che sono le esigenze della JP Morgan attraverso la riforma della seconda parte della Costituzione. Perché? Perché a livello sovranazionale hanno bisogno di governi decidenti. Cioè hanno bisogno che Roma, Berlino, Madrid, Londra, ci siano governi, Atene ne parliamo, ci siano governi che decidano. La democrazia è un ostacolo irritante, come si dice a livello internazionale, nei trattati internazionali. La democrazia costituzionale, la nostra non ne parliamo, è un ostacolo irritante per arrivare agli scopi del capitale internazionale. Perché quando 10 persone si mettono insieme per parlare e prendere una decisione, io sento l'idea tua, poi la sua, poi quell'altra. Alla fine si ha un miglioramento di quello che è il concetto iniziale per arrivare a una soluzione migliore. Se invece uno decide, e per farlo decidere svuotiamo il meccanismo di democrazia costituzionale, alla fine cosa succede? Che chi decide non decide per tutti, decide per sé e per i suoi amici, o per chi l'ha votato, peggio ancora. Questo è il punto. Quindi, non potendo toccare i principi formalmente, i principi fondamentali, toccano che cosa? Gli strumenti istituzionali per poter garantire o attuare i principi fondamentali. Il fatto, questo diciamo così in linea generale, ma il fatto che abbiano, oggi Renzi ha detto una cosa che mi ha spaventato, perché non so se è più in malafede o ignorante, la faccia dell'intelligente non ce l'ha. Questo è vero. Noi facciamo gli avvocati, voi che non riusciamo a capire la gente dalla faccia, c'è uno che dopo un po' di anni che fa l'avvocato uno lo riconosce la persona dalla faccia, perché è proprio un lavoro umanitario il nostro. Quindi ha detto, ma cosa c'entra? Questi vogliono, la minoranza PD ha detto, parla della legge elettorale perché si vuole garantire il meccanismo per ritornare. Ma dico, ma se te la sei fatta tu prima, vuol dire che ti sei tu prima garantito di andare. Perché Bersani qui, che io, per carità, lontano da me, Bersani però ha detto una cosa giusta, manca un sistema di garanzie. Cioè, con una riforma costituzionale del genere e una legge elettorale che è una legge Acerbo 2.0, tu dai il potere ad una sola persona che ha in mano il potere legislativo, il potere esecutivo, la Corte Costituzionale, perché poi alla fine riusciranno anche ad eleggere i giudici della Corte Costituzionale, e addirittura anche la Presidenza della Repubblica, perché dalla settima votazione in avanti, se una parte delle opposizioni uscisse dall'aula, io ho fatto il conteggio 80, cioè è sufficiente pratica, perché ho fatto questo esempio, tra i 40 sono i deputati del premio di maggioranza, mantenendomi basso 51 dello stesso colore al Senato. Se 80, poi se mettiamo anche i senatori eletti all'estero e qualche senatore in più, il quorum si abbassa, se una parte delle opposizioni, sufficiente 80, esce dall'aula o perché è d'accordo per farti eleggere quello che vuoi tu o perché è in disaccordo col modus operandi, tu con 390 voti, ne hai 391 nell'esempio che ho fatto io, ti elegge anche il Presidente della Repubblica. Questa non è democrazia decidente, questa è dittatura delle peggiori, perché Mussolini che con la legge Acerbo e le leggi fascistissime introdusse il premierato forte, aveva un contrappeso che era rappresentato dalla corona, tant'è che fu la corona a destituirlo. Cioè gli anticorpi nel ventennio funzionarono in ritardo, ma funzionarono, perché alla fine ci fu un accordo tra il re, i grandi, eccetera, però alla fine come cadde Mussolini? Mussolini cadde perché il re lo fece restare in casa sua. Perché? Perché il re rappresentava, seppur
con 22 anni di ritardo, seppur con tutte le, diciamo così, le difficoltà di quel periodo, ma rappresentò un contrappeso. Se questo fa il capo del governo e il leader della maggioranza, e si elegge pure il Presidente della Repubblica, praticamente noi andiamo a ratificare la dittatura. La democrazia viene sostituita da una procedura di ratifica. Quando noi relatori esponiamo, che secondo me è uno dei motivi principali per cui bisogna votare no, perché quando si parla di diritto in generale, soprattutto di Costituzione, ricordate che la forma è fondamentale, la forma è sostanza. Cioè ogni parola scritta su quella Costituzione è sangue versato. Quindi la forma diventa sostanza. Chi ha riformato questa Costituzione? Questa Costituzione è stata riformata da un Parlamento di nominati, cioè nessuno è stato eletto dal popolo. Sono stati messi lì dalle segreterie di partito e entrati in Parlamento in base ai rapporti di forza. E con un chi ha vinto le elezioni per lo 0, si è beccato un premio di maggioranza strepitoso, perché il centro-sinistra che aveva vinto con il 29,55 contro il 29,18 del centro-destra, si è beccato un premio di maggioranza del 55, quindi un fantasma di dimensioni sproporzionate. È entrato in Parlamento, è stato, questi meccanismi sono poi stati dichiarati incostituzionali dalla Corte, quindi sono stati, cioè, gli hanno anche detto voi siete qui per meccanismi incostituzionali, e hanno messo mani alla Costituzione. Cioè praticamente della gente che lì non dovrebbe stare. Chi riforma la Costituzione è macchiato dal peccato originale. Cioè questa non è una questione, no, ma la Corte ha detto che il Parlamento è comunque legittimo per il principio della continuità dello Stato, allora la colpa è di Napolitano che non ha sciolto le Camere. Se la Corte dice per il principio di continuità dello Stato gli effetti non sono ancora esauriti, dice anche una sciocchezza, perché non è vero che gli effetti non sono, perché ha salvato le altre per gli effetti esauriti. Qui quali effetti esauriti? Qui gli effetti non sono esauriti, perché? Perché questi continuano a legiferare, per cui sono effetti pendenti, non esauriti. Per cui se la Corte poi non ha potuto dire, non è arrivata a dire che il Parlamento era illegittimo, non se l'è sentita, spettava un Presidente della Repubblica degno di questo nome di sciogliere le Camere e andare di nuovo a votare con il, sarebbe stato il consultello, diciamo così, con il proporzionale puro, con le preferenze. Ma siccome l'ex Presidente della Repubblica non era degno di ricoprire quel ruolo, e mi assumo la responsabilità di dirlo, perché un uomo che deriva dal Partito Comunista, che si faceva chiamare migliorista, che è stato l'unico amico di Kissinger negli Stati Uniti, l'unico che Kissinger ricevette, il primo comunista che Kissinger ha ricevuto, che già qualcosa non mi quadra da questo punto di vista, ha tradito la Costituzione più di una volta, e oggi si permette, uno può anche non essere di destra, di sinistra, leghista o del PD, ma come tu puoi, ex Presidente della Repubblica, tacciare di xenofobia un qualsiasi tipo di partito? Tu non lo puoi fare. Non puoi fare se sei un parlamentare semplice, perché fa parte un parlamentare normale, perché fa parte della normale dialettica politica, ma non un ex Presidente della Repubblica, e del resto sei anche stato eletto due volte, quindi dovresti essere ancora di più super partes. Questo è entrato a gamba tesa nella riforma costituzionale sostenendo sì, perché? Perché ha interesse che la riforma passi. Perché, come ha detto il Presidente Zagrebelsky, questi si sono fatti vili esecutori di progetti sovranazionali. Loro non riformano la Costituzione per il popolo, riformano la Costituzione perché sono stati incaricati, non posso dirlo, sono stati incaricati, mi limito a dire, da progetti sovranazionali, chi comprati dalle lobby, chi comprati, e non posso dirlo. Visto che c'è il video, poi mi arrivano le denunce. Quindi
compito che ciascuno di noi deve avere, ma soprattutto ciascuno di voi deve avere, è quello che da adesso, non a settembre, a settembre è troppo tardi, chi si forma un'idea, l'essere umano quando si forma un'idea, prima di cambiarla, ne passa. Quindi da adesso, ciascuno di voi contattate amici, fratelli, mogli, mariti, familiari, figli, contattate, chiamateli, andatevi a prendere un caffè, parlate, raccontate quello che noi abbiamo detto e convincetevi ad andare a votare e a votare no, perché il problema non è che dopo Renzi non c'è, non è che uno può votare la riforma costituzionale perché dopo Renzi non c'è nessuno, che significherebbe che non abbiamo più niente in questo paese, cioè se dopo uno del genere non c'è niente, cioè dico, stiamo scherzando, cioè a me probabilmente dopo potrebbe arrivare anche uno peggiore di Renzi, cioè non è che uno dice ne arriva uno di migliore, ma noi dobbiamo, la missione del referendum è quella di dire no non a una riforma, come dicevo io prima, ma a un progetto di restaurazione che la nuova modernità restauratrice ha chiesto a questo paese perché possa perpetrare, o meglio, possa portare a termine i propri crimini. Salvando la Costituzione forse abbiamo ancora l'ultima possibilità di ripristinare il senso della Costituzione del 48, che è quello che diceva Calamandrei all'inizio, che dicevo io a proposito di Calamandrei all'inizio. Per cui se invece passa la riforma, benché i principi fondamentali della parte prima non siano toccati, sostanzialmente si arriverà a un punto di non ritorno, per cui da popolo sovrano, magari malcontento, diverremo schiavi e sudditi con il sorriso sulle labbra, e questa sarebbe la cosa peggiore. Grazie. Allora, adesso se qualcuno di voi volesse fare domande ai relatori, siamo a disposizione. Allora, siccome abbiamo solo i microfoni, se volete avvicinarvi al microfono, se qualcuno volesse fare qualche domanda, tu... lei, prego. Buonasera, Alberto Gardina. Io volevo solo fare una breve considerazione, volevo sapere, scusate, mi sono arrivato tardi perché avevo altri impegni, quindi mi sono perso forse una parte interessante. Il mio ragionamento è questo, volevo chiedere all'avvocato Bisosti e anche all'avvocato Parma cosa ne pensa. Questa qui è la prima riforma della Costituzione che ha una portata veramente storica, perché non va a toccare solo alcuni articoli, tocca l'assetto dello Stato in aspetti fondamentali. Io parto da questa considerazione, volevo sapere la vostra opinione. Le Costituzioni storicamente, sembra veramente una cosa incredibile per come è stato scritto, il vero problema è che oggi questo Parlamento, che come diceva l'avvocato Palma, già possiamo chiamarlo anche legittimato, ma non è rappresentativo, questo è il punto. Questa riforma invece avviene in un momento in cui massimo il distacco tra le persone e la politica, è questo che non funziona, il fatto stesso che il paese si è spaccato in due su quello che è il testo fondamentale, su una riforma del testo fondamentale del paese, è già un fallimento, perché le costituzioni sono un fattore fortemente unificante, la Costituzione che abbiamo venne approvata da oltre il 90% dei parlamentari presenti, e c'erano comunisti, c'erano liberali, c'erano democristiani, c'erano azionisti. Qua invece abbiamo già oggi un paese che è spaccato,
E quindi io dico, ma che significato ha a questo punto parlare di riforma? Certo, è una riforma fatta a colpi di maggioranza, ma quello che vi domando, vi pare il contesto storico più favorevole per fare una riforma della Costituzione? C'è una partecipazione che lo giustifica? C'è una spinta dal basso? Io, perdonatemi, mi ricordo, guardate, la mia è una memoria. La prima riforma, che poi era una riforma di un regolamento parlamentare che mi viene in mente, fu quella di Craxi, che raccontava che abolendo il voto segreto alle Camere sarebbero arrivati i treni in orario, non facevi più coda là. Da allora, passando per Segni, io votai già il primo referendum Segni, votai per mantenere il proporzionale, ma era una mosca bianca. Da allora in poi ci stanno continuando a raccontare che arriveranno prima le pensioni, che saranno aumentate, ma non è questo, però il problema di fondo alle quali chiedo a voi una risposta è questo: vi pare il contesto più opportuno nel far crescere, nel far nascere una riforma, al di là poi dei contenuti? Grazie. Rispondo un attimo io, più di uno. Allora, il contesto è esattamente quello giusto, ma non per gli interessi del popolo e per gli interessi sovranazionali di cui vi parlavo prima. Anzi, questo è il momento fondamentale per gli interessi sovranazionali, perché non c'è più tempo per aspettare. Mentre, cioè, se fosse stato, diciamo così, per il popolo, chiaramente non è il momento giusto, perché siamo in periodo di crisi economica, siamo in un momento in cui c'è una forte scollatura tra Stato, tra istituzioni e cittadini, quindi questo non era certamente il momento, ma per gli scopi sovranazionali, quindi non per il popolo, non per il popolo, ma per altro, quindi per il capitale internazionale, le lobby, tutto l'assetto sovranazionale, questo è certamente il momento giusto, per cui bisogna votare no, anche perché è una riforma che fanno, perché spinti da queste esigenze, spinti da questi progetti che tutto hanno tranne che di democratico e soprattutto tradiscono i principi fondamentali e la prima parte della Costituzione. Quindi no anche per questo. No, alcune precisazioni. Questa non è la prima riforma della Costituzione di una certa ampiezza organica. Un'altra delle cose che fanno, sono 30 anni che si cerca di cambiare, prima avevamo detto addirittura 70, e da 70 anni che aspettiamo, 70 anni li festeggiamo fra due anni, ma allora poi ho detto comunque si tenta di cambiare, il cambiamento quasi nella stessa direzione, ma diciamo con più cautela, è quello, il cambiamento delle costruzioni del 2005 che è stato fatto. Poi gli italiani nel 2006 non l'hanno approvato, con una serie di argomentazioni, che va bene il Fatto Quotidiano, perché ha riportato le motivazioni per cui Renzi, allora, che era diciamo, un personaggio secondario, uno dei professori Bassanini, aveva spiegato perché si doveva votare no alla revisione costituzionale fatta da Berlusconi. E non solo, dal 1963, data della prima revisione, al 2012, data della ultima, quella poi del pareggio di bilancio in Costituzione, di cui ci si poteva tranquillamente fare a meno, ci sono state 15 modifiche della Costituzione, solo che sono sempre state delle modifiche di carattere puntuale, tranne quella del 2005, che però è stata annullata. Ecco, questa è la realtà. Ci sono tanti motivi per cui questa riforma viene fatta adesso. Quello del rafforzamento del potere dell'esecutivo, che non è un fenomeno solo italiano. Cosa succede però? Che da altre parti, insieme al rafforzamento dell'esecutivo, c'è l'aumento dei controlli. Noi invece abbiamo fatto la scelta contraria. Aumentiamo il potere del capo dello Stato, del capo di governo, diminuiamo perciò quelli del capo dello Stato e diminuiamo i controlli. Io quasi quasi credo
col senno di poi, che questa questione di cui vediamo anche adesso, parlando un po' di Milano, delle elezioni comunali, che l'elezione diretta del sindaco è stato quello dell'inizio di cominciare a definire delle figure di carattere carismatico, cioè dove come se tutto dipendesse da questo. E siamo spinti in maniera talmente esagerata, pensate un po', negli Stati Uniti il presidente conta più sicuramente di un sindaco anche di grande città da noi, si può ammazzare un presidente e non si fanno nuove elezioni. Finisce, il vicepresidente porta a compimento la legislatura. Da noi se un sindaco eletto direttamente, posso capire nel caso di sfiducia, sono stato eletto direttamente, cambiate le corti in tavola, si vada a nuove elezioni. Ma se il sindaco si ammala, la moglie gli ha detto o smetti di fare il sindaco, come è successo a Pisapia, o altrimenti non andiamo più d'accordo, o gli viene un infarto, un po' colore, e così dobbiamo riandare a votare. Cioè abbiamo individuato una figura che è qualcosa di più di essere capo di un esecutivo. E poi del tutto contraddittoriamente, pensate un po', se uno è incandidabile lo si sa entro 15 giorni, perché i ricorsi speciali contro l'esclusione di candidature o di liste si decidono complessivamente tra primo e secondo grado in 15 giorni. Avete visto l'effetto, qui hanno riammesso la Fucsia e i Fratelli d'Italia, a Roma è stato riammesso Fassina. Mentre invece se uno è ineleggibile bisogna aspettare che ci sia la prima elezione del Consiglio Comunale. Dopo le elezioni che gli venga contestata l'ineleggibilità, dopodiché se il Consiglio non gliela contesta a maggioranza, però noi siamo nel caso di un sindaco che automaticamente ha il 60% dei consiglieri, perciò questa, la legge è rimasta la stessa, cioè perché si prevedeva che un sindaco potesse essere, non avere la maggioranza precostituita, invece da noi ce l'ha. Dopodiché ci sono tre gradi di giudizio, è successo qualcosa di simile anche a Cota in Piemonte, dove un sindaco, in ipotesi ineleggibile, non mi pronuncio, perciò su Sala ci penseranno anche altri, può tranquillamente stare al suo posto dai 3 ai 4 anni, proprio accelerando tre gradi di giudizio. Possibile anche che la decisione finale, che sarebbe una beffa se dovesse dire che è ineleggibile al quinto anno, potrebbe aver fatto un'intera legislatura essendo ineleggibile. A queste cose possibile che nessuno abbia pensato di porre mano, ma perché sì, noi dobbiamo preparare la strada ad avere un capo che è insostituibile. Se lui viene meno per qualunque motivo, c'è il caos, o comunque si devono rifare le elezioni magari in un momento delicato, come se la gente votasse solo la persona e non anche un programma e delle liste che lo sostengono. Ecco, questo volevo mettervi come riflessione, poi l'ho fatta una volta anche un'altra, siccome ci sono dei mezzi di pressione politica sul governo, ma abbiamo visto recentemente anche nel caso dell'emendamento Tempa Rossa, chiamiamolo così, che ci sono anche degli strumenti di pressione quantomeno al limite del codice penale. Pensiamo alla corruzione. Bene, se io devo corrompere 945 parlamentari è un costo, se a me mi basta di accontentarne uno che ha tutto un potere, cioè è più facile farlo e ottengo i miei risultati in minore più rapido. Che questa cosa c'entri anche lei in questa concentrazione di potere è un'ipotesi che quantomeno non escluderei. Per fare condizionamenti è più facile condizionare un governo che un Parlamento, specialmente poi quando abbiamo un Parlamento che grazie al premio di maggioranza è subordinato al governo. Questo è il senso di questa riforma, quello profondo, quello più pericoloso, a cui difficilmente ci si crede, perché nessuno
viene bastonato per strada o gli dicono di bere l'olio di ricino. Per adesso. Sì, ma forse anche mai, perché adesso il mostro è mito. E sono, uno ha letto, non ha battuto, non mi ricordo più di chi era, che adesso ne uccide di più la depressione che la repressione. Insomma, adesso noi interveniamo su un corpo che è meno sensibile ai problemi della democrazia perché ha deciso, perché è stato deluso, di non partecipare più ai riti democratici. E anche adesso purtroppo ho sentito uno che ha dichiarato: ma adesso il problema sono i 2 milioni di disoccupati, non la legge elettorale. Ma se tu non hai una legge elettorale che ti consenta di scegliere chi ti deve rappresentare, quelli che saranno eletti non si occuperanno mai dei 2 milioni di disoccupati, se non sono stati eletti grazie ai voti dei 2 milioni. Così in poco tempo, lo si ricordava, dall'articolo 1, la Repubblica, l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, adesso possiamo dire sfondata dalla disoccupazione e dalla precarietà. Un appello, chi non avesse ancora firmato, di andare a firmare, perché invece che facciamo i teorici, ci indigniamo nei confronti di questa revisione costituzionale e poi non andiamo a firmare. Ed è stato importante quello di chiedere la raccolta delle firme, perché lo vediamo adesso, il governo intende fare il referendum il 2 di ottobre. Pensate che prima, con la tesi che avendola già chiesto i parlamentari, non doveva aspettare, come si era sempre aspettato, i 3 mesi, ecco, voleva votare, far votare in coincidenza con le elezioni municipali. Ed è per questo che non hanno definito mai fino all'ultimo la data, quando questa tesi gli è stata smontata anche dal Presidente della Repubblica, dicendo che non avrebbe firmato il decreto di convocazione dei comizi. No, no, beh, insomma, questa è una roba. Allora, però se non chiedevamo la raccolta referendaria, a questo punto i soggetti che possono chiedere sono appunto un quinto dei parlamentari o 5 consigli regionali. I consigli regionali, dopo quello che è successo al referendum delle trivelle, penso che poi la maggioranza sono controllati dal PD, non l'avrebbero chiesto. Il quinto dei parlamentari l'avevano già chiesto, potevano iniziare le procedure per far dichiarare ammesso il referendum. Da quel momento il referendum si deve tenere da un minimo di 50 giorni a un massimo di 70 giorni. Perciò se si teneva in conto solo la richiesta dei gruppi parlamentari, si poteva votare a metà di giugno, cioè si poteva votare il 12 di giugno, dopodiché questo non è avvenuto, abbiamo fatto la richiesta di raccogliere, a questo punto abbiamo 3 mesi per raccogliere le firme, perciò finché non è finita questa fase non potevano essere adottate le procedure per la revisione, per l'intenzione del referendum costituzionale. Una domanda, mi scusi, com'è regolato l'istituto del referendum nella riforma costituzionale? Allora, qui ci sono delle modifiche, ecco, questo ne avevamo accennato prima. No, scusi, sono arrivato tardi. Sì, no, ma accennato prima, nel senso che le poche cose migliorative non sono di immediata applicazione, ma vengono rimandate a una nuova legge. C'era finalmente la possibilità di fare i referendum propositivi e costitutivi, cioè il referendum di indirizzo, mentre adesso avevamo solo i referendum abrogativi. Perciò questo è un passo in avanti, però di nessuna importanza, perché ci vuole la nuova legge costituzionale, e forse sarà più facile perché col Senato larva e una maggioranza chiara che c'è alla Camera, forse sarà più facile farlo, ma in ogni caso questo non c'è. C'è intanto l'elevazione delle firme per i progetti di legge di iniziativa popolare da 50.000 a 150.000, però anche qui ci vorrà poi una nuova legge per stabilire le o delle norme regolamentari,
per stabilire esattamente come sono le procedure per portare in votazione in una Camera una legge di iniziativa popolare. E poi i futuri referendum che fanno meraviglie sono futuri, invece c'è subito un doppio regime per i referendum abrogativi o quelli diciamo ordinari, dove se ne raccogli 500.000 hai bisogno che partecipi alla elezione il più del 50% più uno degli aventi diritto al voto. Se invece ne raccogli 800.000, e vedete che il termine per raccogliere le firme, le procedure sono veramente difficili, se uno vuole semplificare si potrebbe fare delle cose, riaccoglierle online e tutto il resto, ce ne vogliono da 500.000 passi a 800.000, e in questo caso il quorum non è più la maggioranza degli aventi diritto al voto, ma della percentuale che ha votato alle ultime elezioni politiche. Cioè si dice, se io voglio abrogare una legge, se ha votato il 45% il Parlamento, non ho bisogno che sia il 50%, basta che abbia un voto in più di quello di quelli che hanno votato. Questi sono i cambiamenti. Lo statuto dell'opposizione, anche questo è rinviato a una futura norma regolamentare. Per esempio, sulla storia del bicameralismo, c'è una norma regolamentare che se fosse cambiata una serie di critiche al bicameralismo sarebbero cadute, perché nella Costituzione non c'è, è una prassi prima e poi una norma regolamentare che quando rinnovi le Camere viene azzerato tutto il lavoro fatto a quel punto. Cioè se una Camera aveva già approvato una legge e la seconda aveva finito l'istruttoria, doveva solo andare a fare il voto finale, se ci sono nuove elezioni basta cominciare da zero. Ma per ovviare a questo ritardo del bicameralismo, il bicameralismo quanto tale non c'entra niente, perché bastava stabilire che l'iter delle norme, delle leggi, ripartono da dove erano arrivate nella legislatura precedente. Una riforma del regolamento che richiede una maggioranza assoluta dei parlamentari, ciò senza bisogno di fare ambaragane e altre cose come questo qui. Però sarebbe stato troppo semplice, mentre bisogna creare una situazione di ultima spiaggia di questa sicura riforma. E noi dovremmo pensare a una categoria a cui forse non si pensa, che sono chi ha dei mutui a tasso variabile. E ci sono molte famiglie che ce l'hanno ancora. Se uno lo chiede adesso magari è difficile che glielo diano, ma c'è gente che l'ha già contratti, perché nella parte finale della campagna elettorale verrà tirato fuori il vero argomento, che non sono le baggianate che dicono adesso sul risparmio, che è quello: se non si approva la riforma aumenta lo spread, chi ha il mutuo a tasso variabile non saprà come potersi pagare. Questa è una previsione che faccio oggi, ma state sormigliate che non sarà così nell'ultima fase, nell'ultima due settimane. Le pestilenze non sappiamo ancora se riusciranno, ma potrebbero, cavallette, così di questo tipo. Andrea, tu vuoi fare una domanda? In realtà sono due le domande. Allora. Se questa controriforma passa e quindi il Senato diventa di nominati, l'articolo 138, cioè quello che regola la prossima volta la modifica della Costituzione, non vale più, è vero? Ma fatto da nominati. Quindi la democrazia in quanto tale non esiste più. Quindi secondo me questo potrebbe essere il primo tempo del film, no? Ci sono alcune norme che non so, quello che ho detto prima sul Senato con metro, che sono inapplicabili e lo sapevano prima. Come legge non si può sapere.
conclusione sarà necessario fare la revisione, però un conto è fare la revisione con due camere di 315 e 630 e un altro conto fare la revisione con una camera dove hai una maggioranza tranquilla e nell'altra che hai una maggioranza di nominati da consigli regionali che a sua volta sono eletti con leggi maggioritarie più alte di quelle dell'Italia, perché nelle regioni ormai il 55% è la misura minima di premio di maggioranza, ma ci sono anche premi di maggioranza del 60, 61, 62%. Perciò quei consigli lì già sono una scrematura della rappresentanza, perciò sarà più facile ottenere quella maggioranza nelle due camere. Quindi la Costituzione non sarà più in cassaforte, mettiamola così. No, praticamente con, cioè, il fatto strano che è stato attribuito al Senato, tra virgolette, di nominati, la funzione di revisione costituzionale. Cioè, praticamente hanno riformato 40 articoli, ma il 138 è rimasto tale quale, attribuendo a un Senato che non è espressione del popolo, diretta del popolo, ma questo ecco perché io dico figli destituenti, perché... Quindi questi passaggi qua richiamano un disegno antico, forse non di questa secondo me ignoranza. Il piano di rinascita democratica, cioè la P2, era questo. No, fatto peggio, perché la P2 prevedeva l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, che avrebbe costituito un contrappeso. Questo manco quello. Questo invece ti eleggi uno, gli fai dare la maggioranza. Sarà il prossimo colpo. No. Secondo me rimane così. E l'altra domanda è questa, che è conseguente. Siccome io sono un po' pazzo, mi faccio i film da solo. La legge elettorale entra in vigore il 1 luglio, giusto? Sì. Quindi se ci fosse una crisi di governo, che cosa succederebbe? Non ci sarà. Ma se succedesse, che cosa succede? Allora, questa è la domanda. Se succede adesso, si vota con il consultellum sia alla Camera che al Senato. Se succede dopo il 1 luglio, si vota per la Camera con la legge italica, si vota la Camera con la legge italica e al Senato col consultellum. Qualcuno ha detto prima con legge proporzionale, non è così, perché al Senato, ed è uno dei motivi ultimi di ricorso, ci sono delle soglie d'accesso altissime, 8% per le liste singole, 20% per le coalizioni, perché là ci sarebbero ancora le coalizioni, questa è la differenza, perché questa roba non c'è una nuova legge elettorale sul Senato. E perciò anche lì comunque una scrematura, che è la vera ragione per la quale non ci sono state a volte maggioranze omogenee a uno all'altra. Non è vero tanto che dare il premio regionale, e questo ha sicuramente influito, ma il fatto che l'offerta politica non era la stessa, perché 1 milione di voti alla Camera ti poteva dare le elezioni, 1 milione di voti allo stesso partito al Senato non ti dava, poteva non darti nessuna rappresentanza. Allora al Senato spesso non si presentavano le stesse liste che si presentavano alla Camera, e questo già per le intenzioni di voto era un motivo di confusione. E poi, come spesso si sa, quando si fanno delle sommatorie di sigle solo a fini elettorali, non c'è mai la somma dei voti, ma spesso la sottrazione, perché chi non è d'accordo di fare un'alleanza con l'altro vota contro la presentazione di una lista frutto di alleanze di due partiti che fino ad ora erano divisi. Bene, adesso c'è Elena che vuole fare una domanda. Una domanda breve sulla... è stato modificato l'articolo 117, mi pare. Sì. Ma vuole venire qui? La mia curiosità è questa, ma come mai allora non hanno equiparato tutte le regioni a regioni ordinarie, mantenendo le regioni a statuto speciale e le province autonome? No, quella lì è un po' parlare brevemente degli italiani di serie A e degli italiani di serie B.
Gli italiani di serie A sono gli abitanti della Val d'Aosta e del Trentino Alto Adige, perché loro hanno un sistema elettorale diverso dal nostro, cioè nel senso che loro votano per collegi uninominali. La Val d'Aosta sempre è stata così, su 126.000 abitanti ha sempre avuto un deputato e un senatore. Ci guadagna dal cambio perché adesso avrà due senatori, perché ogni regione ce n'ha minimo due, di cui uno è sindaco, perciò raddoppierà i senatori, resta un deputato. Parliamo del Trentino Alto Adige, che invece al Senato aveva sette senatori, di fatto tre eletti nella provincia di Bolzano, tre nella provincia di Trento e il settimo in un certo senso poteva andare a Bolzano o a Trento, si trovavano delle candidature che potessero andare bene sia agli altotesini di lingua tedesca che ai trentini, in modo che eleggiano. Adesso i senatori ne avranno quattro, perciò ne hanno diminuiti tre, però ne hanno 4 su 100 e prima ne avevano 7 su 315, perciò raddoppiano comunque la loro percentuale nel Senato. Alla Camera invece hanno 8 collegi uninominali e 3 collegi di rettifica. Sarebbe stato un Mattarellum più democratico, cioè più proporzionale, perché i 3 di recupero, che sono 3 su 11 in totale, rappresenta più del 33%, insomma 30%, mentre la quota di recupero del Mattarellum, se vi ricordate, era il 25%, cioè i senatori venivano eletti per i 3/4 con voto nel singolo collegio, più c'era il recupero di 1/4 rispetto all'altro. L'altra particolarità è questa, che solo quei collegi non possono essere toccati dal risultato del ballottaggio, perché c'è una norma specifica nel senso che quei collegi spettano alla regione Trentino Alto Adige e non possono essere dati via per il meccanismo. Dall'altra parte invece i seggi sono fissati in base alla popolazione residente, ma poi grazie all'algoritmo può benissimo che a una circoscrizione a cui sono assegnati 40 parlamentari ne lega solo 38, perché un altro ne lega di più. Questo non vale per il Trentino Alto Adige, spero di non essere troppo tecnico, perché però loro possono partecipare al ballottaggio, a differenza dei 12 che, della circoscrizione estero, che eleggono anche loro al primo turno e non li puoi più toccare, ma non partecipano al ballottaggio, loro partecipano al ballottaggio. Perciò gli elettori della regione Trentino Alto Adige decidono come devono essere governati 60 milioni di italiani. È una possibilità che hanno soltanto loro. E come è possibile? Non è che se la sono conquistati sul campo, perché nel 2006 e nel 2013 il premio di maggioranza è stato attribuito a una coalizione piuttosto che all'altra per il voto dato in un primo caso nel Trentino Alto Adige e nel secondo nella sola provincia di Bolzano. La differenza tra le due coalizioni era stato dello 0,25%. Nel 2006 24.000 voti, quindi lo 0,01. Nel 2013 lo 0,3, 150.000. Ecco, 0,3 e la Sudtirolo e Forspartei da sola allo 0,40. E perciò 0,40 è quello che... E non solo, al Senato, grazie ai collegi uninominali del Trentino Alto Adige, il PD potette superare in qualche seggio la coalizione di centrodestra. Perché la sera delle elezioni il centrodestra aveva 2 seggi in più del centrosinistra. Al mattino, quando avvennero gli spogli del Trentino Alto Adige, il PD ne prese 123 contro 118 del centrodestra. Perciò sono stati pagati nella nuova legge elettorale, a danno, diciamo, la regione. Dovrebbe esserci una reazione anche, diciamo, come Lombardi, insomma, perché dobbiamo contare di meno del Trentino Alto Adige. Bene, io volevo dire, vuoi fare una domanda? No, vedo la parola.
Allora, buonasera. In realtà io non propongo nemmeno una vera e propria domanda. Cerco di incorniciare, di fare un breve discorso per incorniciare il senso della riforma costituzionale e della legge elettorale nel loro significato storico, calandolo nel momento presente. Allora, una cosa che è stata detta, che è molto importante sia dall'avvocato Besostri sia dall'avvocato Palma, è che queste due riforme nell'insieme hanno di veramente sostanzioso ciò che non viene dichiarato. Praticamente entrambe le riforme hanno inconfessabili scopi perseguiti per via surrettizia. Il combinato disposto della legge elettorale e della riforma costituzionale di fatto fanno cambiare la nostra forma di governo da parlamentarista a presidenzialista, ma per via surrettizia. Quindi salta anche tutto quanto il sistema dei controlli e dei contrappesi. Secondo me bisogna spingersi oltre. La riforma costituzionale, andando ad intervenire su quasi circa 50 articoli della Costituzione, ha lo scopo di disarticolare surrettiziamente i diritti fondamentali della prima parte. Quindi sostanzialmente noi siamo in presenza di una nuova Costituzione nella quale quanto sancito dai primi 12 articoli di fatto non vale più. Faccio riferimento a quello che ha detto recentemente il ministro Padoan. Ha detto: i dati stanno andando molto bene, adesso avanti con le privatizzazioni, stanno facendo una Costituzione per poterlo fare. Il senso è quello. In pratica, in questo momento storico, in tutti i paesi cosiddetti PIGS, i sistemi politici stanno collassando al seguito della crisi economica. In Grecia non riescono più ad eleggere, in Grecia, in Spagna non riescono più ad eleggere un governo. In Portogallo hanno un governo che il presidente della Repubblica Costa non voleva nominare per paura di quello che dalle istituzioni, il Fondo Monetario Internazionale, BCE, avrebbero detto. In Grecia non hanno più la democrazia. Per presentare un disegno di legge al Parlamento in Grecia devono attraversare tre pareri preliminari. Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale hanno diritto di dire che una legge non può nemmeno essere discussa in Parlamento. Allora, da questo punto di vista io faccio delle considerazioni scomode e mi dichiaro nello scenario della sinistra europea. Si è spaccata la sinistra ormai da qualche anno tra unionisti ed antiunionisti. Io sostengo gli antiunionisti convintamente. Questo comporta tutta una serie di cose, però per esempio in Grecia, dopo il referendum dell'anno scorso, hanno fatto approvare al Parlamento un intero codice civile nuovo, più di 1000 pagine, in 3 giorni, in 36 ore. I deputati hanno avuto 36 ore per leggere 1100 pagine di nuovo codice civile. Da noi JP Morgan, prima ricordato, ha detto che ci dobbiamo liberare delle costituzioni, il governo esegue. Allora, quello che arriva adesso lavora in combinato disposto con la modifica dell'articolo 81, già in precedenza introdotto. Qua faccio riferimento ad una cosa che è stato detto non da un pazzo, ma dal giudice Roberto Scarpinato, presidente della Corte d'Appello di Palermo, che recentemente in varie conferenze ha detto: l'articolo 81 introduce il principio della giustizia sostenibile nel nostro ordinamento. In pratica si va a vedere cosa comporta una legge dal punto di vista del bilancio, e se una cosa è giusta ma comporta il fatto che non riusciamo a farla rispettando immediatamente il pareggio di bilancio, non si fa. La giustizia sostenibile equivale quindi a dire che esiste una ingiustizia naturale, insanabile, che quindi in quanto tale diventa giusta. E allora l'articolo 3 della Costituzione Repubblicana, che dice che lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione umana di natura economica, in questo modo noi vanifichiamo tutto, perché il combinato disposto, nuovo articolo 81 con pareggio di bilancio e modifica dell'articolo 117, comporta che questi ci venderanno anche l'aria e ci metteranno il canone sopra. Qui andiamo a privatizzare. Grazie.
proposito, un intervento di un minuto. Questo non accade, lui ha detto tutte esattezze. Questo non accade per caso, perché il progetto sovranazionale appartenente all'Unione Europea prevede questo. Attraverso lo